Amici, siete pronti per le vacanze geologiche? C'è un'isola non molto distante da noi che sembra uscita da un film di fantascienza, con tanti piccoli crateri che ricordano un po' la superficie lunare. Un'isola che per lunghissimo tempo è stata completamente tagliata fuori dalla civiltà, tant'è che mentre sul continente si viveva il Medioevo, qui c'era un popolo ancora fermo all'età della pietra. Sto parlando di Lanzarote, l'isola più a est dell'arcipelago delle Canarie, la cui geologia è così particolare da rappresentare una sorta di museo a cielo aperto. Amici, preparate le valigie. Lanzarote è un'isola vulcanica che si trova a 125 km al largo del Marocco. E insieme con Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Gomeré e Hierro, è una delle sette maggiori isole delle Canarie, una comunità autonoma della Spagna. Pur essendo così vicino all'Africa, l'arcipelago è geologicamente indipendente dal continente e fa parte di un arco vulcanico che si ritiene essersi originato da un cosiddetto punto caldo. In questo punto della crosta terrestre, il magma trova infatti uno sbocco verso la superficie e nel movimento combinato con le placche crea delle catene vulcaniche. Lanzarote è stata infatti costruita quasi esclusivamente con materiali basaltici durante i tre grandi eventi vulcanici, uno subacqueo e due subaerei. Uno studio effettuato con una sonda inviata a circa 2700 metri di profondità ha rilevato infatti la presenza di materiale sedimentario e resti di microfauna sottomarina, permettendo di ipotizzare un sollevamento della base oceanica di circa 4-5 km. Iniziato verso la fine dell'Eocene e l'inizio dell'Oligocene, più di 30 milioni di anni fa, il secondo periodo di attività vulcanica in superficie si è invece protratto fino all'epoca moderna, con la più grande eruzione registrata a Lanzarote tra il 1730 e il 1736, quando un terzo dell'isola è stato stravolto da lava, ceneri e crateri che si sono aperti all'improvviso, cambiando completamente la sua geografia in appena 6 anni. Così come le Canarie, ci sono tanti altri punti caldi nel mondo, ma ciò che rende davvero uniche queste isole, e Lanzarote in particolare, è la coincidenza con determinate condizioni climatiche. Le alte temperature costanti tutto l'anno, le scarse precipitazioni e i forti venti provenienti dall'oceano hanno reso molto difficile la crescita di vegetazione su quest'isola, lasciando scoperti i segni dell'attività vulcanica perfettamente visibili nelle loro forme e colori. Consiglio caldamente, scusate il gioco di parole, di visitare il Parco Nazionale di Timanfaya, che si è giustamente meritato l'appellativo di Museo Geologico a Cielo Aperto, per la straordinaria testimonianza che ci dà della storia geologica di Lanzarote e per l'aiuto che ci dà nel comprendere i fenomeni vulcanici anche delle altre parti del mondo. Attualmente i numerosi crateri che punteggiano l'isola sono quiescenti, ma in altri punti sono evidenti i fenomeni di attività magmatica nel sottosuolo, con temperature che arrivano fino a 300 gradi Celsius nei primi 6 metri di profondità. Insomma, se volete una vacanza diversa dal solito e decisamente più geopop, Lanzarote probabilmente è il posto che fa per voi. Poi ci sono spiagge incontaminate, insomma, che male non fanno, bellissime. L'unica rottura, devo dire la verità, è il vento, insopportabile. Pensate che su quelle spiagge hanno costruito una sorta di barriere, ecco, in pietra, se no è quasi impossibile starci. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo. Ora che si va in vacanza, se visitate posti belli, mandateci foto e video qui su Facebook o tramite email a segnalazioni@geopop.it, così le pubblichiamo. Un bacione e a presto, ciao!